Allora io vi presento una poesia monovocalica. Che belle tette, sfere perfette, gemme tenere, perle eccelse, stelle etere e leggere. Che belle menne, né tedesche né greche, né berbere né ebree, venete. Che pere, presenze belle rette, sebbene ferme, strette e represse. Che mele, vere, snelle, degne, zeppe e scelte recentemente. Che benessere vederle, sempre le stesse, dense, pregne e leggermente fresche. Escrescenze estese, terze, seste e belle spesse, che bel vedere. Belve tremende, serve plebee, segrete essenze settecentesche. Nel presente pesche terrene nell'etere, mentre nell'Eden bellezze eterne, perché benedette, che presepe. Prenderle grezze e tenerle per sé, reggerle, spremerle, vederle crescere brevemente, vederle emergere nel gregge, premere per renderle esperte, perverse, severe, e per vederle splendere, che feste. Sembrerebbe che c'è gente per bene, credente e fedele, che se le vede sente febbre, sente le vene fredde, sente herpes e stress. Ebbene, sente l'es che emerge, mentre precede perenne le lente pene estreme. È l'es che deve gemere per spegnere sete fremente. Ed esce erpesce, vede ergere er serpente e sente che deve celermente espellere, sente che deve emettere certe creme, sente che deve secernere del seme. Ebbene, seghe. Ebbene, è la finale sorpresa che è piaciuto. Francesco e Barbara danno un voto di 9. Giuli invece 8. Enzo 9. Fabio 8 e mezzo. Francesco 8. E Grazia 8. Ebbene, i voti sono molto alti. Attenzione, entrambi i voti li eliminiamo, così almeno restano 8. 8, 8,5 e 9. Ecco, 2, 8, un 9 e un 8,5. Questa è la valutazione. Insomma, le zinne, le menne hanno alzato il gradiente di attenzione, almeno sia del pubblico che dei nostri giornali. Io voglio propendere per il finalone a sorpresa. Bella, è l'interpretazione ciò che una persona dà al momento che racconta. Che la poesia va raccontata come se fosse sua, e quindi è quello che quando si racconta qualcosa è come che si entri dentro quello che si racconta, e questo è stato bello, questa ultima interpretazione è stata bellissima. Comunque, complimenti. Vi propongo un'altra poesia monovocalica. Titolo Bimbi Tristi. Incipit. Bimbi tristi in bikini striminziti. Bimbi stitici in slip lisi. Bimbi timidi in kilt rifiniti in vimini. Bimbi inibiti, schivi, difficili, indizi tipici di limiti psichici. Visi lividi, sviliti, filtri distintivi di imprinting infimi. Bimbi piccini, privi di diritti civili, figli di ciclisti ingrigiti. Ciclisti in crisi, impigriti, irrigiditi, insipidi. Limiti fisici, tic, cisti, stipsi, tisi. Ciclisti in tilt, intrisi di vizi indicibili. Litri di vini chimici, chili di cibi fritti, lipidi. Millilitri di drink, whisky, gin, spritz, zibibbi, brilli. Ciclisti irrisi, divisi in filippini, finnici, in irpini, di brindisi, di ribini, libici, scissi in sciiti, iddici. Ciclisti finiti, cinici, nichilisti, tirchi, finti, viscidi, tinti. Bisticci in TV, vittimismi fittizi, litigi, tritti, ritriti. Sì, sì, ridi, ridi, mi schifi. Di chi ridi? Chi critichi? Chi mi indichi? Dimmi di chi ti impicci. Mi istighi? Mi sfidi? Scrivi, scrivi. Ti spicci? Ritiri simili impliciti. Sti ciclisti in primis li vidi invincibili, insigniti di scrimi, cinti di cigli.
scintillii di sigilli, tintinnii di gingilli, bis, tris di giri in bici, ripidi vinti, infiniti sprint divini. Sti ciclisti li vidi chini in bici, iridi vigili, stinchi lisci, bicipiti cilindrici, tricipiti dritti nitidi, indici di fisici biblici. Ciclisti ricchi, VIP, visibili in libri di ciclisti mitici, in film di Lynch, di Cipri, di Risi, di Virzì, in dischi di Cristicchi, di Will Smith, in vinili di Sting, di B.B. King. Sti ciclisti li vidi miti, limpidi, principi ligi, diritti principi, sfingi indivisibili, spiriti mistici, fini pistilli di Iris, cigni vispi, tigri virili, istintivi grizzly primitivi, vichinghi ricci, fichissimi. Quindi il voto di Francesco è 8,5. Grazia 7,5. Fabio 7,6. Giuli 8. Enzo 9. E Francesco e Barbara 8 dicono 8,5. Oh, allora vediamo quali sono i voti che saltano, tra virgolette, sono salta lei, Grazia con 7,5, salta lui con Enzo con 9, restano, attenzione notaio, 8,5, 7,6, 8 e 8,5.